ne pensa, non c'entra niente con questa protesta, cosa ne pensa dell'esclusione di Morgan nella sua posizione di consigliere di musica, no? Al Ministero della Cultura, al suo posto No, è ma andata non è stato escluso, direttrice a quello non Venezia. c'entra nulla, non è stato escluso affatto. Ognuno di noi, il ministro ha 15 consiglieri e io ne ho 8. Naturalmente gli 8 miei afferiscono all'arte, ma potrei nominarlo tranquillamente consigliere del sottosegretario. Ma il consigliere non è una funzione attiva, non deve né cantare né suonare, viene chiamato una tantum, quindi è un ruolo in cui lui ha voluto dare la, come dire, l'immagine di una direttrice d'orchestra vicina alla Meloni, anche quindi senza paura di stare dalla parte di questo governo, quindi è una scelta che ha un significato etico ed estetico, ma non è una funzione. Io credo che Morgan meriti un programma televisivo, di insegnare nelle scuole, quindi non è stata, non è uno contro l'altro, possono lavorare insieme, ma che lui faccia il consulente è troppo poco. Io posso nominarlo domani. Ma sarebbe solo un fatto vagamente consolatorio, perché i giornali e voi inventate una contrapposizione che non c'è. Io scelgo i miei, il ministro sceglie i suoi. Il ministro ha scelto nel mondo della musica classica, io avevo scelto nel mondo della musica contemporanea, ma non è la mia competenza occuparmi di musica, quindi lo avrei come consigliere per grandi No, progetti, ma è meglio certo. che lui li faccia i progetti che non li consigli.